Vi ricordo che questo canale è sponsorizzato da Potawn Store, sito numero 1 per l'acquisto di codici Pokémon per il gioco online. Sempre aggiornato, sicuro e veloce. I codici vi arriveranno subito via mail. Inoltre, con il codice sconto Riccabrotz avrete uno sconto del 5% su tutti gli acquisti. Cosa aspettate? Ciao gulai e benvenuti in questo nuovo video, io sono Ricca e oggi siamo ritornati qua con il mazzo più forte di questa espansione. Sicuramente questo è stato il mazzo che tutti hanno fatto per primo, tranne me che vi ho sparato Tord crudele. E ho detto aspettiamo un attimo perché è facile fare una lista, buttarla lì e poi non si sa come va. Quindi ho voluto aspettare un attimo, ora oggi per me è domenica e si sta giocando il torneo di... lo SPE di Barcellona, quindi ho detto aspettiamo quello, però non ce la facevo e ho trovato un'altra lista di questo tizio giapponese che ha fatto top con questo mazzo in Giappone, quindi vediamo un po', teniamola sempre con le pinze perché il Giappone c'ha un campionato completamente a parte, però l'ho provata, mi è piaciuta e ve la sparo. Charizard X. Ovviamente per questa lista mi raccomando lasciate un mi piace perché visto che è il mazzo più forte di tutti, ragazzi, 200 mi piace e ci si prova. Non ci si arriva ma ci si prova. Charizard X, 330 punti vita, tipo buio, Terra Cristallo. È un Terra Crystal, quindi che cosa vuol dire? Che finché questo Pokémon è nella panchina non subisce danni dagli attacchi dei Pokémon del mio avversario. Quindi se mi fanno, che ne so, c'è Palmot e mi vuole fare 2,20 su Charizard in panca non lo può fare. Quando questo Pokémon si evolve c'è un'abilità fortissima, ovvero che si va a prendere fino a 3 energie fuoco dal mazzo e se le assegna ai Pokémon come diamine vuole. Quindi lui si carica istantaneamente più un'energia a un altro Pokémon, più un'altra di turno a quell'altro Pokémon e c'hai due Charizard X carichi in un turno. Straforte. Viene circondato dai Kirlia, scarta 1, pesca 2. Viene contornato da Gallade, che ci permette di prendere una carta aiuto ogni turno. Quindi io posso fare la pescata di Kirlia più l'aiuto di Gallade. Mi serve boss? Toh, lo prendo, voglio fare ricerca, chi sarà? Lo faccio. Quindi è tanta roba. Inoltre può attaccare in questo mazzo, può attaccare. Fa 160 danni e sposta un'energia da questo Pokémon a un altro di quelli in panca. Perché io qui ci ho messo, lui ci ha messo un'energia tripla in inversione e quindi può attaccare anche lui. Ci sono 4 Jet Energy perché sono gli unici switch di questo mazzo. Perché si usa? Mettiamo caso che io voglia usare Mew, ma non ce l'ho, ce l'ho in panchina. Do la jet su Mew, lui va davanti. Mi faccio l'abilità di Mew, mi prendo uno strumento che trovo e poi lo ritiro a mano. Perché la jet dice che quando questa carta viene assegnata a un Pokémon, posso spostare il Pokémon a cui è assegnata questa carta come attivo. Poi dopo, visto che ritira uno, la scarto. Mi può servire anche magari se voglio mettere Charizard, gli metto la jet così lui va avanti, ok? Aspiratore, blocco amici, canna da pesca, 4 caramelle rare obbligatorie. Level Ball, Peso Ball, Super V-Pass, che ve lo dico a fare. Ultra Ball, Losta Zone è fortissima perché mi fa proprio da benciatore automatico. Kissara per aiuto, boss, ricerca, energie, cioè è un mazzo molto basico, ma è proprio la carta che è rotta in sé per sé. Quindi io direi, bando alle ciance, lo abbiamo visto in tanti, ve lo sarete trovato contro milioni di volte. E quindi andiamocelo a vedere, Charizard X. Primo avversario di oggi, siamo contro Casey. Casey Stoner? Chi se lo ricorda, Casey Stoner? Allora, uscita croce. Vogliamo iniziare noi? Assolutamente sì. Allora, iniziamo noi. Vediamo subito se partiamo forti a bomba come mi spero. Ok, mano veramente, veramente rotta. Guarda, ci manca solo Charizard e gli A-Top. Allora, partiamo subito con Mew davanti. Poi ci abbiamo Charmander, il ratto da mettere dietro. Tac, fatto. Vediamo poi che gioca, Vulcanion ed Ace-Quex. Non ho visto nessun mazzo con Ace-Quex, però posso fare il VIP Pass, ci si piglia Charmander e un altro Ralts, si va proprio aggressivi di così. Poi dopo ci abbiamo Kirlia, ci sa un'altra pescata di Mew, e con Mew c'ho la ultrapalla.
Signori, con la ultrapalla dopo mi piglio Charizard. Scoppio il mio avversario come se non ci fosse un domani. Mamma santa, vieni, vieni, Volcanion. Ma poi perché usa Volcanion? Lancio due volte una moneta, questo attacco infligge 120 danni ogni volta che esce. Forte, ma attacca con 4, gli ci vuole 16 anni. Ah, perché c'è Frigi, Buxcat, bah. Posso dire Volcanion è un vulcano di feci pronto a eruttarsi addosso. Fa proprio schifo. È il mio turno, non ha neanche un'energia. Non ha neanche un'energia. Allora, noi si fa di così. Si evolve Kirlia. Se ne scarta uno e se ne pesca due, scarto la canna perché non fumo. E ci riesce, giustamente. Poi si fa ultrapalla. Si fa uno e due, anche se mi spiace per la caramella. Si mette il Charizardo. E si fa uno. Giustamente quello. E mi chiederà se voglio mettere energie. Chiedimelo, grazie, perfetto. E ce ne ho tutte e sei nel mazzo. Forte, quindi faccio una, due. E la terza la potrei dare su Mew solamente perché è un rischio che poi non posso correre. Se non ho l'energia mi inchiappetto. E infatti non l'avrei avuta perché l'energia inversione vorrei non darla. Ci si prende Kirlia, bate... Cioè sto mazzo va da solo, che devi fare? Niente, turno 2, ho già Charizard. Ora questo, scarto Mew. Tanto non me ne faccio più niente. Bada, c'avevo anche un'altra energia. Questa si assegna dietro. Poi si fa Charmander di qua. Questo si guarda un po' che coda misteriosa c'è. Si piglia un'altra caramella. Ma signori, cioè, ma che turno ho fatto? Guarda, ma mi evolvo anche quell'altro. C'ho già due Charizard, turno 1. Oh, turno 2, 3, quale cavolo era? 1, 2, bada e bellezza. Ora non ho però altre energie da dare sull'altro Charmander. Ma non è un problema, perché comunque posso quantomeno recuperarmele con l'amo in qualche maniera. Ma tanto signori, cioè io gli sparo adesso 180 a turno. E forte, perché che cosa fa lui? Cioè fa il brodo di lenticchie. Primo premio Ultra Ball. Comunque c'ho anche l'energia inversione che posso dare su Kirlia volendo. Vediamo cosa ci mette con Palkia. Energia base davanti, Zim, quindi prende tutte carte che si evolvono. Ah, l'Arcimboldo e il Buxcalibur, brutto Lido. Eccolo lì. Eccolo, è pericoloso dopo, perché assegna energie come se non ci fosse un domani. Palkia originale, non quello fake che vendano su AliExpress e su Amazon, ma quello buono. Ricerca di energia, fune di fuga. E guarda, ti metto Mev. Lui ci mette Isculo e passa il turno. Allora, l'aspiratore non mi serve. Allora, coda Mysterious. Ci si prende... Con la canna da pesca mi riprenderei l'energia. Ma sai che mi prendo il VIP Pass, che lo levo, e lo scarto di Kirlia per pescare come un lurido. Vediamo se mi esce la jet, pesco. Se no mi tocca dargli l'inversione. E che ho detto, vai, non gli volevo mettere Charizard perché ho detto magari fa qualche mossa strana. Va bene, va bene. Si dà la tripla, vai in culo mio. Si fa di così. E vai, vai Charizardo, pronto a legnare. Ma sai cosa? Si fa anche Bossaro. Si fa Bossaro su Arcimboldo e si gode. Questo si leva, voglio vedere che fa. Fai brodo con Ceci. Ciao Arcimboldo. Allora, altro premio. Sto mazzo non fa tanti danni all'inizio, ma una volta che ti hanno fatto KO2 Charizard, te asfalti anche proprio la paglia con il fieno. Tu asfalti proprio anche le pietruzze. Allora, un altro premio per noi che è un Ralts, che andrò proprio a scartare bellamente. Lui è molto in difficoltà adesso, molto in difficoltà. Vediamo che cosa fa. Se gli metto l'Ostazone e poi mi ci rimetto un altro Frigido. Lui per fare 3,30 deve pregare 16 religioni diverse. Io nel frattempo l'ho già messo KO. Dai, esigniamo! Comunque devo dire Aescu bellissimo, bellissimo artwork. Ci sta pensando un pochino troppo, È il mio turno, non ha niente, non ha energie, si è arreso bellamente.
E io vinco. Si è arreso. Signori, troviamoci The Second Enemies. Secondo avversario di oggi, Guancho Mahab. Poi che gli è? Guancho e kebab. Buone. Guancho kebab. Papero. Guancho kebab. È uscita Croce. Non mi ricordo neanche cosa ho scelto. Il mio avversario ha vinto il lancio, quindi decide lui chi inizia. E il mio avversario inizia per Primeiro. Vediamo se troviamo qualche mirror, non lo so. Sarebbe interessante vedere come se la cava con un altro mirror. Questo c'è un mazzo fuoco, da giudicare dalle sleeve. Allora, la nostra partenza è quasi decente. Però abbiamo fatto questa mano perdente un po' brutta. Doppio VIP pass sarebbe stato veramente forte. Ok, no, mi sono scordato di vedere cosa giocava. Però ho visto un'ambizione di Camilla, roba storta. Allora, vai Charmando. Gioca Growlit. Tanti stanno giocando Arcanine X. E c'è anche qualcuno che lo gioca con il Charizard, ma è una cosa molto rara. Però io non l'ho mai provato. Non mi ha mai ispirato fino in fondo, eh. Però tanti lo giocano. Bacino di smegma forte, mi può tornare anche utile a me. Ultrapalla. Doppia fune forte che ha scartato. Prende direttamente Bibarel, quindi c'ha quell'altro. Perché hai preso Bibarel, fratello? Hai preso Bibarel ma non hai benciato Bidoff. Va bene. Io intanto nel dubbio mi faccio Ralts di qua. Con la Level Ball mi prendo un Charmander che si sta sfiammando proprio il deretano, perché si è mangiato etti etti di fagioli. Questo si fa coda misteriosa e non ci dà il VIP pass. Però do questa di qua. La caramella rara mi dispiace un botto, però ne abbiamo altre. Oh, forte. Forte, signori. C'è veramente di tutto. Doppio Ralts, Charmander. C'ho la caramella. Mi manca solamente questo. Si fa anche lo stadio e lo faccio su un altro Charmander, così ho doppia opzione in caso di KO. E che dire, noi siamo veramente messi bene. Ci manca solamente il Charizard, una Ultra Ball che possiamo prendere con Mew se si scula. Forte, forte, ragazzi. E turno 1 riesco sempre a benciare tutto, o meglio, facendo corna, per ora sì. Passa il turno, fermi tutti. Qui c'è un rischio donk. Vai Mew, dammi una ultra palla. E io faccio proprio di così. Signori, c'è poco da fare. Sto mazzo mette paura, incute timore ed è forte. È veramente forte. C'avevo le ultime due energie, due le avevo assegnate, quindi ne ho due, una in mano, una l'avevo nei premi, forse questa si mette qua, si ritira. Tranquillamente gli si fa 180 nel viso e Growlit torna nel canile. Signori, per ora tutti avversari veramente deboli e insulsi. Ma voglio andare avanti. Eccola là, l'energia. Voglio andare avanti finché non perdo. Terzo avversario di oggi, penso sia il terzo, contro Dragocifero. Non so, ho perso il conto. Penso sia il terzo. Comunque sotto nei commenti fatemi sapere voi che versione di Charizard giocate, perché sicuramente la giocate, sicuramente l'avete provata, era nello scala sfide del gioco, quindi se lo avete riscattato, bene, facciatelo. E fatemi sapere se usate una versione diversa, così giusto per avere dei riscontri sul comportamento del mazzo, eh. Io questa versione mi piace, la stiamo testando qua insieme, per ora solo vittorie, solo paure. Anche perché i miei avversari non hanno fatto essenzialmente niente. Però spero ovviamente di trovare un avversario che giochi o che abbia un mazzo quantomeno meta. Perché per ora Growlit e altra roba le abbiamo asfaltate bellamente. Oh, Mew Ralts, deduco un Gardevoir, spero. A meno che non sia un mirror del mio stesso mazzo, che potrebbe anche essere. Lost Azones. Coda misteriosa, la ricerca di VIP pass sicuramente.
che non trova e godo una lucertola. Livello Ball, si andrà a prendere un Antoralz Kirlia direttamente, così molto aggressivo. Lo Stasones, detto anche lo Staso, e mette Cresselia. Ok, questo ci leva qualsiasi dubbio sul tipo di mazzo che gioca, ed è Garde. Garde buono perché c'è debolezza buio e quindi proprio scoppia male. È il nostro turno. Energia fuoco forte. Ci abbiamo la Peso Ball e ci abbiamo Ralts. Perfetto. Così questo ci si mette qui. Lo Stasones ce lo stasiamo di qua. Ci prendiamo Charmando. Poi si mette l'energia fuoco su Armando. Livello Ball, ci prendiamo un altro Charma. Ok, questo si mette. Poi ci abbiamo un'altra Livello Ball. Ci prendiamo Mew. Ci prendiamo Mev. E a questo punto si può anche fare una Kissara. Lui si era preso roba, che bene le vaglia. Beh, quel Kirlia, niente di che. Però insomma ha bruciato una... si è bruciato un'energia, si è bruciato una palla, che detto così è molto brutto da dire, però se l'è bruciata. E noi dopo ci sa Caramella, Charizard, Energia Jet, si switcha. Poi, oppure comunque si ritira a mano, Cioè avrei anche la Caramella da mettere direttamente sul Ralts per avere il Gallade, ma non vorrei fare un gesto così estremo. Io, se riesco a partire subito il prossimo turno attaccando forte, perché lui è indietro. Sì, c'ha tante carte, Caramella, eccolo lì, Garde X. Però essenzialmente Garde non mi fa mai KO, mi fa 190 e sti cazzi. E ha bisogno sempre di due colpi, o con un colpo lo secco. 180 per 2 sono 360, quindi bene così. Energia psico su Garde e passa. Forte, vada e vi passa, non mi serve a niente. E questo si evolve, si mette il Charizardo, lo mettiamo su Charmander sperando di avere tutte le energie nel mazzo. Regno infernale. Allora, ci sono tutte nel mazzo, ci sono tutte, si fa una di qua, una e due. Poi si mette l'energia EasyJet, si fa anche lo Spuzzones giusto per alleggerire un po'. Ci prendiamo l'altro Charmander. E poi si fa l'energia gettata su Mew, che così entra in campo prepotentemente, bada e bellezza. E ci prendiamo uno strumento, vediamo che strumentopolo c'è. Un'altra Caramella. Caramella per davvero far ridere. Potrei anche rischiarmela su Gallade. Ma sì, se hai trovato un'altra Caramella, che fai? Un tulla fai. E poi, proprio per essere delle merde, delle rognose, io posso anche pensare di fare Gallade e di prendermi uno di quei... una Kissara. Potevo fare boss. Potevo fare boss, ma ti dirò, mi aspetto un altro poino. Aspetto un turno prossimo. Non ho furia di fargli boss, ve lo voglio far caricare. Tanto signori, quelli là sono due premi regalati. Sono due premi regalati. Non c'ho paura di niente. Non c'ho Charmeleon, questo è molto brutto, quindi devo trovare assolutamente Charizard per dopo. Ma non è un problema, lo troveremo. Guarda, c'ho caramelle su caramelle. 360, tonni il viso. Lui si è un attimo cagazzato sotto, perché pensava che gli facessi boss. Ma senti là, senti il profumo delle oscurità infuocate. Ecco, tanto me lo tira fuori lui. Me lo tira fuori lui. E per forza, se vuole attaccare di Gardevoir, se lo deve anche ferire. Kirlia. Giustamente sì, mi risparmiavo 190 danni. Però dai, mi voglio rendere la vita difficile. Scarta 1, pesca 2. Ultra Ball. Si prenderà Garde o Zacian. Perché a me fa comodo subire un KO, ok? Non tanto adesso, ma dopo, nel caso dovesse mettere un V da 2,20 e qualcosa vario, io ho bisogno che mi faccia dei KO. Uno sicuro, però per ora glielo voglio far sudare.
Ricerca accademica, scarta un bordello di roba, anche la caramella scarta. Carte nascoste, scarta un'altra energia. Mi fa anche comodo che lui comunque si assegni le energie, per esempio se l'assegna su Zacian. 2,20 magari adesso non lo faccio, ma assegnandosi l'energia io gli faccio KO semplicemente con 180. Quindi a me va bene. Lo staso. Si mette un altro Ralts. C'ho anche la tripla. C'ho un bordello di roba, signore. Doppio VIP pass. Se ne va. Garde normale. Ok. Tanto c'ho un capello qua che mi dà un fastidio. Signori, se vi siete anche persi gli spacchettamenti negli short che faccio, perché siete delle brutte bestie, io un Charizard l'ho trovato, non vi dico quale, ma l'ho trovato, quindi andatevelo a vedere. Assegna le energie su Zacian. Ok. Lo scarta Garde. Lo scarta, mette Greninja, perché ha paura che gli faccia KO Garde, giustamente. Boato della spada. Si va a segnare un'energia. Vediamo a chi la mette. Su Garde. Signori, e qui che cosa vi devo dire? Guarda, trovo i boss senza neanche fare nulla. E si evolve Charizard di qua. Si inizia a caricare l'altro Charmander. Ma che ve lo dico a fare? Guarda, 1 e 2, tac. È un mazzo che veramente va da solo. Un mazzo che veramente va da solo. Questa si dà Gallade. Boss su Gardenio. E signori, qua secondo me la partita è già conclusa qua. È già conclusa qui. Perché lui adesso non ha più modo di dare energie su Zacian. E comunque 330 me li fa a fatica. Quindi, signori, tanta roba. Cioè, sono veramente stupito. Un mazzo che non è neanche difficile da usare. Cioè, uno dice, mi consigli un mazzo facile da giocare? Questo essenzialmente va da solo. Cioè, scarti di Kirlia, Gallade, metti Charmander, lo evolvi. È sì un fase 2, però devo dire che è veramente leggero. Sarà che ho avuto culo? Sarà che ho avuto culo nel trovare le carte? Però voglio dire, siamo già alla terza partita e su 3 partite sono riuscito subito a settarmi. Poi ok, l'avversario è quello che è, però il mazzo ha fatto la sequenza che doveva fare. Arcani lucenti, non trova energie, energia tripla, e qua ci farà un minimo di danno. Bravo che ci fa la Kissara, bravo. Ma io ho Gallade, mi posso prendere le carte che voglio, quindi non me ne frega niente. Cristallo di bruma, energia psico. Io la metterei dietro su Zacian se tu sei furbo, eh. Ma comunque avresti già perso lo stesso. Livello ball. Si prende un altro Kirlia. Carte nascoste. Scarta 1. Pesca 2. Onda cerebrale. Bleblare. 150 danni. Si è preso in viso. Tac. Mev. Signori, non so cosa volesse fare con questo Garde, però l'abbiamo proprio frantumato. Troviamoci un altro avversario, sono carico. Ultimo avversario di oggi, siamo contro Crawler, detto Carlo. Carlo Crauto, bella questa moneta dorata. Dovrebbe essere dell'ultra premium di Charizard. Allora, è uscita Croce. E il mio avversario ha vinto il lancio, quindi decide lui chi inizia. E il mio avversario inizia per primo, giustamente, che fa? Mi lascia a me il primo turno, ma sia mai. Gioca tutte sleeve di Charizard. Dio, guarda che mano. Se avesse avuto un base sarebbe stata la mano perfetta. Cioè, doppio VIP pass te lo sogni. Però, intanto uno c'è. Uno c'è. C'è anche la level ball e abbiamo anche Mew che potrebbe darci un secondo VIP pass. Questo non lo sappiamo, lo preghiamo. Parte DPG. E quindi penso che potrebbe essere la versione con Pidgeot di Charizard. Esatto, vedi, c'è il Charmander. Energia fuoco davanti per ritirare. E passa. Ok, allora Ralts c'è, questo ci piace. Poi abbiamo VIP Passera 1 e doppio Charmander di aggressività.
Poi ci abbiamo la Level Ball, che me la tengo e vediamo che cosa esce poi. Un'altra Level Ball, quindi la possiamo anche usare per prenderci un altro Ralts. Dove sei, piccolo ratto di fiume? Ok. E abbiamo la Level Ball per dopo, dove ci prendiamo Kirlia, caramella su Charizard, tripla energia. Posso ritirare e attaccare. Poia. Signori, cioè, è veramente devastante. Poche carte, semplici, ma efficace. Lui ora ha fatto Pepe per prendersi caramella rara. Ok, Charizard ce l'ha. Quindi se lo evolve, energie triple. Però non è che abbia settato niente. Cioè, se le mette addosso, se ne sceglie due e basta. Una, due. Ok. Vediamo se ritira e ci attacca. Lo fa. Lo fa perché lui non sa che io ho già Charizard pronto. Non lo sa. Non capisco perché mettere energia su PG. Questo mi è veramente ignoto. Però ci fa un bel 360 nel viso. Grazie mio, hai fatto il tuo. Ora è il mio momento. È il mio momento perché il fatto che lui abbia preso un premio mi carica di più l'attacco a me. Porco boia, doppio Charizard. Allora, questo si evolve. Per forza. Si mette anche le energie per fargli proprio paura. Sì. Ci sa un'energia nei premi? Sì. Uno, due, tre di qua. Poi ci abbiamo Livellatable. Ci si prende Ikirlia. Pronto, bella bestia. E scarta una pesca 2. Si scarta l'aspiratroie perduto. E ci abbiamo volendo un altro Kirlia. Altro Kirlia, ma io mi prendo Charmeleon, un po' più sui sicuro. Tanto lui comunque un one hit non ce l'ha mai. Si mette Charmeleon e faccio Kissara. Anche se col Charizard. Però ho detto vabbè, facciamo Dio sì. Porco boia. Lo Spuzzones forte. E tanto c'ho la Ultra Ball. Faccio 1 e 2. Non voglio dargli una mano con lo Stasones. Mi prendo un altro Charmander. Lui deve aver paura. Deve avere paura. Gli do l'energia di qua. Così ho un'altra occasione. 2 e 10. Tonni in viso. E si gode come Godenzio proprio. Ora lui cosa mi fa? Mi riattacca. E lo riattacco. Vedi, c'ha Growlithe. Ve l'ho detto anche prima. C'è. Giocano Growlithe con Charizard, la Mega Ball, carta più assurda. Prende Charmeleon, che non gli serve a niente. Meno male che non gli ho messo lo Stasones, perché sennò metteva anche Charmander. Graveler. Attaccami. Pum, 180, ok. 180 ce l'ha fatti. VIP pass da scartare immediatamente con Kirlia, è stato proprio una manna dal cielo. Kissara e Ralts, io posso mettere anche Gallade. E faccio Kissara, non me ne frega nulla se gli regalo carte, io mi sento di essere forte. Mi sento di essere forte, cioè guarda qua, si evolve. Non ho più parole, sto mazzo bello, mi piace, è uno dei pochi mazzi che mi sta divertendo. Lo sto provando qui con voi e mi sta divertendo una cifra. C'ho un'energia nei premi. Energia nei premi, io rifaccio Kissara doppia. Perché se lui mi fa questi due premi di Charizard, guarda cosa faccio. Sai cosa? Gli do la jet su Charizard. Lo metto davanti. Così non prende neanche altri due premi. Non glieli voglio far prendere. Non glieli voglio far prendere. È costretto a farmi boss se vuole fare KO. Kirlia è caramella. Signore. Posso fare un altro Charizard. Mi manca però un'energia che penso sia nei premi. Però nel caso mi dovesse fare KO Charizard, c'ho l'amo. E possiamo fare qualcosa. Infatti, canna da pesca. Si sarà ripreso Charmander e Charizard. Minor palla. Proprio lui, il Charmando. Chissà se mi farà 20 danni di PG.
Boss Order su Gallade. Boss Order su Gallade non sarà facile da buttare giù. Non sarà facile da ritirare, scusate. Non sarà facile da ritirare, però. Però, signori, è qualcosa di incredibile. Escono le carte come le bestemmie ai toscani. Allora, questo si evolve. Questo si tramanda. Non ho energie, quindi non mi interessa farlo. Posso fare ricerca accademica alla ricerca di una jet che puntualmente esce, signori. Puntualmente esce e io gliela do su questo ferito. Usciamo di quello ferito, vai. E signori, c'è poco da dire, c'ho zero energia negli scarti. Scarto di Kirlia. Ho perso anche l'enfasi, ma perché questo mazzo è veramente una bestia. Non ha senso fare più niente, attacca da solo. Sono senza parole. Divertentissimo, perché cazzo, per fare lo scala speed è boia. Ho trovato anche l'energia che mi serve. Ho trovato anche l'energia che mi mancava. Signori, questo io penso quit. 2 minuti, tempo che fa il suo turno, magari evolverà Arcanine, ma non credo faccia più altre cose. C'ha sempre 3 carte in mano, energie, c'ha poca roba. È strabriccato. La versione con Gallade secondo me è veramente, veramente tossica, perché ti prendi l'aiuto che vuoi, peschi di Kirlia. Cioè, lui adesso cosa sta facendo? Niente, mi sta regalando premi. Lui pensa che stia giocando bene, perché comunque mi sta facendo fare i premi. Poi lui può uscire di Charizard e fare KO, ma io poi glielo rifaccio a lui. Mi prendo un aiuto, mi prendo Bossaro. Gli voglio fare KO Charmander, così mi levo il pensiero di Charizard e lui proprio non fa niente. C'ha 2 carte in mano. Al massimo, se vuole, mi può fare il danno con Arcanine, anche perché Charizard se lo può letteralmente sognare. E niente, io vado avanti così, guarda, tanta caramella, vada lì, ci viene proprio il diabete. Vai Growlithe, vai, vieni. Elimini Viz. Attizzatoio. E che fa? Si prende delle carte energia base e le assegna a questo Pokémon. Ma guarda, era la mossa che ti mancava. Era la mossa che letteralmente ti mancava. E niente, guarda, non faccio più niente, attacco a diritto come se non ci fosse un domani. Faccio anche 2-10. Se mi mette Arcanine X non so quanta vita abbia. Mi sembra 2-20. Non mi ricordo. Lo scopriremo forse. Zim, sì, lo scopriremo. Lo scopriremo. Vediamo un po' quanta vita c'ha. O 2,50, 2,30, non mi ricordo. Ah, 2,80. Esagerato per un cagnaccio umido. Andiamo su, io avrei già quittato fossi lui, perché che cosa vuoi fare con Arcanine? Non è che sei l'infermiera Joy, che era il Pokémon più forte del mondo. Mi stai facendo 30. 30. Ovvio, dopo mi fai KO, ma non adesso. Toh, 2,10. Pam. Signori, questa partita può già dirsi conclusa, ma già da 3 o 4 turni fa, Ovviamente sotto nei commenti fatemi sapere cosa ne pensate di questa lista, perché mi piace veramente un sacco. Lui è riuscito ad attaccarci dopo ben 12 turni. E niente. Olè, 2 premi, bravo, bravo. Adesso è il mio turno. Se me l'avesse fatti prima, no, non l'avrei shottato. 2,70. Signori, signori, grazie ancora per la visione, di essere arrivati fino a qui. Ultimo premio, un V-Pass incredibile. Io vi ringrazio ovviamente, e se siete arrivati fino a qui, commentate con fuoco di Godenzio. Noi ci si vede alla prossima, mi raccomando, un mi piace, 200, se no qua non si va avanti. Io vi mando un saluto, un abbraccio, e che Godenzio sia con voi.